Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Ragazzi, oggi siamo qui su Clash Royale, sulla Road to 4000 coppe. Come potete ben vedere ragazzi, c'è un baule magico che non aprirò perché voglio aspettare qualche altro baule e aprirli tutti insieme, visto che delle singole aperture sul mio canale ce ne sono e anche in abbondanza. Ragazzi, siamo alle 3600 coppe, la season è finita, non siamo riusciti a raggiungere le 4000 coppe, ma abbiamo avuto un picco delle 3850 coppe. È stato un buon record se vogliamo considerare che il nostro deck è sempre lo stesso. Le carte non sono neanche tutte di livello 11, le comuni, quindi sono un po' bassine e riusciamo comunque a cavarcela. Quindi dobbiamo essere già fieri di questo e effettivamente è molto più dura di quanto pensassi questa scalata. Sono riuscito a racimolare un po' di monete, sto a 30.000 monete, infatti oggi porteremo su il gigante Royal, anche se anche la scarica volevo portare, però considerando le due carte penso che il gigante Royal ci possa dare una mano in più. In più sto richiedendo molti sgherri per cercare di portarli a livello 12 e ragazzi vi preannuncio che dovrò fare qualche modifica in questo deck perché così com'è in questa season, in questo periodo, viene contrastato da molti altri deck. L'unica cosa, voi sapete che io non shoppando ho solo queste carte di questo livello, quindi le altre sono ancora più basse e quindi non le posso utilizzare o non posso comunque fare altri mazzi se non nelle amichevoli, che il livello è uguale per tutti. Quindi ragazzi, io passerei a potenziare velocemente il gigante Royal, che poi ragazzi sale davvero di tanto, più 300 di vita, più 18 danno, più 10 danno al secondo, quindi veramente tanta roba ragazzi. E il gigante Royal lo abbiamo a livello 11. Appena racimolate altre 10.000 monete porteremo su anche la scarica e speriamo di avere qualche vantaggio in più. Allora passiamo con le nostre solite 3 partite e speriamo di salire. La season è appena iniziata come vi ho detto, quindi non mi sorprenderei di trovare anche un livello 12 contro, visto che ultimamente stavo contro un sacco di livelli 11. Comunque va bene così. Allora farei così e vedrei un po' lui che cosa mi gioca. Ok, questo qui ragazzi è la dimostrazione che avendo la scarica bassa noi ci siamo presi un sacco di colpi da quei goblin senza motivo, perché se la nostra scarica fosse stata di livello 11 non avremmo avuto problemi. Comunque me la sono cavata egregiamente con quella sfera infuocata, quindi va bene così. Però questo per farvi capire che avrei subito ancora meno danni se avevo la scarica all'11. E la scarica all'11 ragazzi mi serve anche contro il mastino appunto, visto che questo cavolo di mastino ragazzi lo usano tutti. Questo è il meta dei mastini e io ragazzi contro i mastini subisco davvero tanto. Bene, poi quando mi mettono anche il cucciolo dietro diventa un casino assurdo. Devo mettere questi barbari per depistare un poco. Spero di riuscire a difendermi abbastanza e a caricare di prepotenza. E ragazzi ce l'ho fatta con quel minatore ed è stato veramente ottimo. Ok, prima torre presa e devo dire che sono abbastanza soddisfatto. Allora, lui adesso mi ributterà il mastino a sinistra e io quindi voglio caricare un poco di cattiveria a destra. Vediamo un po' questo gigante royale a livello 11 cosa è in grado di fare. Allora, lui ha messo il drago che ci devasta, però... Ok ragazzi, i danni sono parecchi, quindi il gigante portato su è abbastanza, e dico abbastanza, buono. Devo mettere assolutamente i barbari come prima e devo lanciare una bella fireball. Ok ragazzi, sta andando tutto veramente molto bene e ci stiamo difendendo veramente bene. Un minatore che qui ci dovrebbe levare la principessa e se ci riesce è ottimo. Ho buttato la scarica perché non pensavo che avesse i goblin gli sgherri a 6. Ok, lui mi lancia di nuovo il mastino. A questo punto ragazzi io dovrei diciamo così difendermi, anche se lui potrebbe farmi tanti danni e quindi mi converrebbe puntare con il gigante. Infatti se lui prendeva la torre
noi avremmo comunque preso la torre a destra e quindi sarebbe stato tutto ottimo. Ok, bene ragazzi, allora 30 coppe, buone. Siamo a 3627, proseguiamo e vediamo come va. Quindi ragazzi, il gigante secondo me ci dà una grande mano avendolo potenziato. Proviamo velocemente ad andarci di prepotenza, che se funziona prendiamo parecchio vantaggio, se no siamo fregati. Infatti vi pareva che non restavamo fregati? Ok, però abbiamo fatto all'incirca 500 danni alla torre avversaria, che non sono, e dico non sono male. Devo assolutamente fare così, perché sennò erano non danni di più, e devo fare così. Ok, perfetto, difesa ottima, non ci ha toccato la torre e ci sono rimasti i barbari. Lui giustamente ha notato la nostra bella giocata, noi lo ringraziamo e continuiamo ad attaccare di prepotenza. Lui ha messo un ottimo bombarolo che devo, e dico devo assolutamente levare, perché fa dei danni ragazzi davvero mostruosi. E sì, ok, sono riuscito a levare anche il mago, quindi va bene così. Va bene per modo di dire, perché ha il cavallino che ci devasta. Ok, allora, siamo sotto di 300 punti della torre. Non riusciamo a giocare il gigante royale, come vedete, perché? Perché lui ha un deck molto molto più veloce del nostro. E secondo me questa qui la dovremmo puntare quasi sul pareggio, perché ha anche una struttura che io avevo già pensato di introdurre nel nostro deck, perché ci fa perdere tempo e ci rallenta. In più il nostro gigante royale potrebbe risultare quasi inutile. Ok, lui ha fatto una mossa che io non avrei fatto. Comunque, vediamo un po' se in questo modo riusciamo a fare qualcosa. Allora, abbiamo preso, non dico un vantaggio, però abbiamo recuperato un poco dei danni che avevamo subito. Il bombarolo glielo abbiamo levato in un modo stupendo ragazzi, davvero in un modo stupendo. Metterei una principessa qui, anche se appunto focusserà prima il minatore ed è buono, e poi la torre, e per me ragazzi va bene così. Lui mi gioca di nuovo il domatore, che noi bloccheremo in questo modo, e io giocherei un gigante royale qui per prendere quella torre bombarola, che veramente ci dà un fastidio boia. Devo riuscire. Ok ragazzi, ho preso anche il bombarolo, quello che mi serviva, e devo assolutamente fare dei danni a quella torre prima che lui mi lancia il domatore e mi oppure il razzo. Ragazzi, non lo avevo calcolato. Ok, purtroppo ragazzi, come avete visto, la struttura lo ha salvato, perché non sono riuscito ad andare avanti con il gigante royale. Io questo lo sapevo che sarebbe successo. Comunque va bene così, una vinta una persa. Continuiamo con l'ultima partita. Le partite qui non sono facili ragazzi, non sono facili, ed è stato bravo perché ha giocato una sola volta il rocket. Cioè la seconda volta io stupidamente non ho pensato al rocket. Ok, lui mi gioca lì, io a questo punto ci vado di prepotenza da quest'altro lato, perché sì. Lui che io a me ha focussato gli sgherri, va bene così. Ha buttato un po' di elisir, quindi per noi va bene così. Giochiamoci un mago di difesa e una principessa di difesa, e probabilmente ragazzi noi abbiamo preso la torre e lui forse non riuscirà a prendere la nostra, e credo che le cose andranno proprio così. E a noi come cosa va bene, metto un minatore per depistare i draghetti, gli sgherretti del fuoco, che sono antipatici, e ci sono riuscito alla grande. La cosa bella ragazzi è che oggi vinco contro i mastini e perdo contro i domatori, cosa che di norma non è assolutamente così. Allora, bene, ho messo i barbari malissimo, però potrei utilizzarli a mio vantaggio, quindi vediamo un attimo. Allora, se io me la gioco di K,
cattiveria così. Questi qua. Un mago che rallenta qui. Lui è stato molto bravo, si è difeso molto bene. Devo assolutamente mettere una principessa qui. Allora, il mega sgherro morirà male. Sto sbagliando perché non mi sto difendendo da quella principessa lì. E ho sbagliato prima a focussare la torre principale. Quindi ragazzi, ho bisogno di ragionare e vedere come posso fare. Allora, in questo caso mi conviene andare qui. E devo vedere un po'. Allora, una palla di fuoco qui ci sta. Dei barbari qui ci stanno. Degli sgherri qua anche. Ok, lui ha fatto una mossa che io non avrei fatto sinceramente. Non so perché si è preoccupato così tanto di quella torre, però io non lo avrei fatto. Allora, andiamo sulla torre di destra. Ho bisogno della scarica che mi arriverà. Sì, in tempo mi è arrivata. E probabilmente così abbiamo vinto la partita. Ok ragazzi, veramente sono contento, sto vincendo contro i mastini e non contro i domatori. Sarà per qualche aggiornamento, sarà per qualcosa, comunque va bene così. Ok, questo video sono veramente contento, lo ribadisco, perché due mastini, due polpette in faccia hanno preso, quindi va bene così ragazzi. Allora, 3627 coppe. E quindi ragazzi, come vedete, si sale molto a rilento, però la season è appena iniziata, quindi non ci scoraggiamo, continuiamo a potenziare il nostro deck e io spero e credo che così possiamo arrivare alle 4000 coppe. Io come al solito ragazzi vi ringrazio, vi chiedo di supportarmi, quindi se la serie vi piace, se come faccio i video vi piace, lasciate un like, lasciate un commento, lasciate qualcosa e come al solito vi ringrazio appunto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga!